sarò in controtendenza rispetto ai miei candidati, perché vorrei dire stasera grazie a un uomo politico che sta manifestando in questi giorni tutta la sua imparzialità, e forse perché stasera sapeva che qui non l'avrebbe votato nessuno, sta decidendo di pulire tutte le villette e le strade dei quartieri dove forse pensa, sbagliando, che qualcuno lo può votare, e ha deciso stasera che noi venivamo qui di non pensare assolutamente a pulire questa villetta, e quindi da futuro sindaco di Mendicino vi chiedo scusa a nome suo per... Per quello diciamo che abbiamo trovato qui stasera. Ecco, basterebbe chiuderla qua. È la cifra politica di questi 20 anni che abbiamo conosciuto in questo paese. È la cifra di una concezione secondo la quale la pubblica amministrazione, un comune, è tuo e non dei cittadini. Noi la prima cosa che vogliamo fare, io lo sto cercando di dire in tutti i modi, ho cercato di farlo in questi anni, è stravolgere questo paradigma. Noi ci mettiamo a disposizione vostra e non il contrario. E sono molto contento di trovare così tanta gente pronta a partecipare. Mendicino in questi anni non è cambiato perché un uomo solo al comando pensava di avere l'intelligenza collettiva di migliorare questa comunità. È stato un fallimento totale. Mendicino la cambieremo insieme. E ha ragione Francesco quando dice che rivedremo il piano strutturale, così come rivedremo tutto il giorno che ci insedieremo in questo comune. Martedì mattina saremo al lavoro per tutti voi, in un modo serio, in un modo pacato, ma in un modo determinato, quella determinazione che non abbiamo visto in questi anni. Qui a Contrada Rosario, parlando con tanti di voi, vedo che ci sono grandi problemi che non sono stati mai né affrontati e né quindi risolti. La sicurezza è uno di questi problemi. Io sarò al fianco delle autorità a ciò preposte e cercherò in tutti i modi di garantire la sicurezza dei cittadini di questo paese. Perché dobbiamo vivere sicuri e protetti, perché dobbiamo stare sereni e perché possiamo vivere il nostro territorio con assoluta tranquillità, noi e le nostre famiglie, gli anziani di questo paese e i tanti giovani che qui vivono. Seconda cosa, i rifiuti, ne parlava Francesco. Io ogni mattina scendendo a Cosenza vedevo di fronte quelli della pizza, per intenderci, tonnellate di rifiuti, le strade invase da rifiuti. In questi anni abbiamo sentito dire quante volte, lo domando a voi, stiamo per partire, ora la facciamo, faremo la raccolta differenziata. Primo punto programmatico che realizzeremo sarà la raccolta differenziata porta a porta. Le chiacchiere stanno a zero, dobbiamo fare i fatti, perciò ci impegniamo. Basta i grandi discorsi che non hanno mai portato a niente. Noi vogliamo sederci, metterci attorno a un tavolo, aprire la più grande partecipazione possibile e realizzare le cose che ci sono state raccontate come favole per un lungo periodo storico. Abbiamo bisogno poi di rivedere con una grande azione che metta al centro la viabilità, le strade in questo paese, e che finalmente ci permetta di affrontare le questioni con una programmazione. Non abbiamo bisogno, ma chi vogliono prendere in giro? Ma come ci si permette ad offendere l'intelligenza delle persone asfaltando qualche buca pochi giorni dalle elezioni? È un'offesa all'intelligenza delle donne e degli uomini di questo paese. Siamo cittadini seri. Non abbiamo bisogno di tutto ciò, abbiamo bisogno di continuare ad affrontare insieme i tanti problemi che voi ci avete posto. Io qui stasera ho pensato a questi, ma le scuole, le energie rinnovabili, di cui oggi un ingegnere, mio collega, mi ha detto che in questi anni aveva proposto, e ce l'ho in macchina purtroppo,
due misure di bandi sui fondi strutturali per l'efficienza energetica e per le fonti rinnovabili, le ha proposte a questa amministrazione comunale. Avremmo avuto finanziamenti per 500.000 euro, la risposta è stata... Non ve la dico. Questo è il punto. Allora dobbiamo capire insieme che è tempo di voltare pagina. Io prima ringrazio Gimmino per avermene fatto regalo. Ho visto una lettera, credo del mio avversario politico, perché non è firmata, che devo dire in molte parti sottoscrivo appieno. Anzi, credo che questa sia copiata. Bravo! Non è bella nemmeno la vita di un elettore quando si avvicinano le elezioni e tutti partecipano. Dopo essere stati letargo 5 anni e si viene inondati di promesse e falsità che non trovano riscontro nella realtà. Credo che siamo all'assurdo. Credo che siamo all'assunto. Spesso noi deleghiamo la politica agli eletti senza preoccuparci di stimolare, controllare i progetti che avevamo sostenuto. La colpa è vostra, non li avete controllati, stimolati e li avete delegati. La politica va praticata e vissuta quotidianamente e non periodicamente. Non serve a nessuno, sono d'accordo, e tantomeno alla città in cui si vive. Credo che tutti possiamo essere d'accordo il 25 maggio sapere cosa fare. Bravo! Altro passo. Il punto è che per cambiare bisogna essere credibili. No, questa è la più comica di tutte. E non si può essere credibili se ad ogni tornata elettorale si cambia bandiera. Lascio il microfono. E poi i giovani di Mendicino oggi durante la campagna elettorale, i giovani non parlano, alzate la mano tutti i giovani che sono in questo, oggi durante la campagna elettorale parla di tanti giovani mendicinesi, si svegliano e avendo dormito per tutto il tempo prendono per buono qualsiasi messaggio che viene lanciato da noi senza verificarne la veridicità. Ragazzi, da quale pulpito l'invito, staccatevi dalla rete, chattate e navigate un po' di meno, uscite più spesso e soprattutto informatevi di più. Ai giovani di questo paese, a cui questi signori si rivolgono da soloni senza averne mai ascoltato le preoccupazioni, le ansie e le angosce, dico, il 25 maggio non li dobbiamo vincere, li dobbiamo stravincere. Trasversalismo, delle menzogne, delle accuse, delle polemiche inventate, vengono a fare scuola giovani che sono triplamente più formati di loro, che conoscono le lingue, che conoscono le tecnologie, che girano il mondo, che fanno l'Erasmus. Chi ci deve venire a insegnare il futuro? Chi ci deve dire
dove dobbiamo stare, e se non siamo usciti è perché abbiamo avuto in questi anni luoghi sporchi come questa villetta di questa sera. Questo è il punto. Siete di questo paese, sono il futuro e la migliore espressione che tutti voi adulti, tutti voi nonni e tutti voi genitori siete riusciti a regalare alla nostra comunità, e vi ringrazio. I maestri del trasversalismo che dicono di cambiare bandiera sono stati, come dicevo ieri sera, nemici giurati, se ne sono detti di tutti i colori in questi palchi. Io da giovane ne ho sentito dire di cotte e di crude, l'uno nei confronti dell'altro, e oggi da quale pulpito vengono a parlare di bandiere? E poi a chi? A se stessi. Grazie Ugo Piscitelli, Salvatore Greco e Mario Giordano per questo esame di coscienza e quest'atto di dolore. È tempo di dire basta. È tempo di dire basta a tutto ciò. Io non voglio scendere e non lo faccio mai al loro livello. Voglio parlare di programmi come ho fatto nella prima parte del mio intervento. Dobbiamo ricostruire, come abbiamo sempre detto, una comunità che partecipa di più, comitati di quartiere, di gente come voi che ragiona e che incontra la pubblica amministrazione e gli dice: nel mio quartiere dove io vivo ti propongo di fare questo. La pubblica amministrazione deve avere le orecchie così grandi per ascoltare e tradurre in pratica quello che i cittadini vogliono, perché non deve più decidere uno per tutti, ma tutti devono imporre una decisione a uno, due, tre, che saremo gli esecutori materiali dei vostri desideri. Bravo! Così come dobbiamo risolvere i grandi problemi che vivono le nostre contrade, le nostre comunità, il disagio idrico. Ma si può essere nel 2014, dopo 30 anni che questi signori hanno amministrato, d'estate senza l'acqua? Si può essere in questa condizione? E di chi è la colpa? E perché, come dicevo ieri sera, questi personaggi di cui ho fatto nome hanno deciso di stare insieme? Ieri dicevo: quale torta devono spartirsi? Quali interessi comuni devono difendere? Io non lo so, siate voi a decidere. Cosa fare il 25 maggio? Credo che la grande parte dei mendicinesi hanno già deciso, e il 25 maggio ratificheranno il pensionamento di un'intera classe dirigente. E dicevo prima le rinnovabili, l'efficienza energetica, dicevo la raccolta differenziata porta a porta, siamo un popolo civile e lo dimostreremo, e dicevo la metanizzazione di intere aree che ancora oggi non hanno questa fortuna, come bene che sia, grazie anche a qualche nostro sostenitore si è riuscito ad avere qua a Contrarosario invece qualche anno fa, e così tutta una serie di servizi nuovi, il trasporto pubblico locale. Ma pensate che ci sono quartieri interi di Mendicino che non sono collegati, e se una persona vuole scendere a Cosenza si deve fare un chilometro a piedi per andare a prendere il pullman. Siamo al 2014, sono rimasti nell'Ottocento e nel Novecento, e lì li dobbiamo rimandare. E poi l'innovazione, grandi progetti, rivedere il piano strutturale comunale significa per noi far decidere i cittadini quale viabilità, quale modello di sviluppo, quale socialità. In questi anni, in questi territori sono mancati luoghi di incontro, dove dovevamo vederci. Se avete costruito cattedrali nel deserto e non avete fatto niente per far vivere socialità, comunità, voglia di stare insieme alle persone, siete stati assenti, avete degradato questo territorio.
sono davvero contento stasera di essere qua e di essere qua con questa squadra, perché credo che da Rosario avremo una spinta ancora più forte di tutte le altre contrade, perché Rosario è stata una comunità, come diceva Nathalie. Io ho visto in questi 5 anni gli atti che loro hanno realizzato. È stata la contrada sempre più penalizzata in un lungo periodo, una contrada per cui Francesca ha dovuto lottare sempre per inserirla nelle cose che andavano fatte, perché Rosario doveva essere la contrada vicina a Cosenza e se la vedano loro, ce la vediamo noi, perché voi ve ne dovete andare a casa il 25 maggio, ve ne dovete tornare da dove siete venuti. Avete finito, il vostro tempo è fatto, abbiamo bisogno di ricostruire un grande cambiamento. Io concludo dicendovi che nei prossimi giorni sarete tempestati di telefonate, tanto Palermo vince, dammi un voto a me. Ma che significa? Io credo in un progetto politico e lo voto, e di te non me ne è niente. Io credo in un'idea di cambiamento, credo nella voglia di far sì che questo paese sia migliore di come è stato in questi anni, e per questo sono convinto che dovete darci tutti una mano. La palla è nelle vostre mani, siete voi gli artefici del cambiamento. Come diceva qualcuno, io lo dico sempre come un appello accorato, vogliamo davvero cambiare questo paese. Il 25 maggio deve essere un voto unanime di questo paese. Tutti i mendicinesi devono far capire a una classe politica chiacchierona, dalle promesse vane, che il loro tempo è finito, è scaduto. Abbiamo bisogno di metterci tutti insieme e ricostruire questo paese che loro ci lasciano in questo grave stato di abbandono. Per fare questo dobbiamo convincere più persone possibili. Dobbiamo, e sono stato contento all'inizio che Claudia vi abbia raccontato come dobbiamo votare, perché non dobbiamo sbagliare, dobbiamo essere tutti pronti con quella croce su quel simbolo, insieme cambiamo Mendicino, a cambiare questa comunità. Facciamolo tutti, facciamo un tam tam quotidiano, cerchiamo di dire a tutti i nostri conoscenti che per 20 anni questi hanno impedito al nostro territorio, alla nostra comunità di essere una comunità bella, accogliente e vivibile, e che finalmente il 25 maggio inizieremo a costruire una Mendicino che deve, per me, e io sono onorato di guidarla, essere il più bel paese del mondo. Grazie a tutti, buon voto nel 25 maggio.